Ornella Vanoni è una cantante e attrice italiana. Considerata tra le maggiori interpreti della musica leggera italiana, è una delle artiste italiane dalla carriera più longeva. In attività dal 1956, ha pubblicato 112 lavori e rientra tra le cantanti con il maggior numero di vendite, con oltre 55 milioni di dischi. Con una risposta pronta e sempre altamente ironica, Ornella Vanoni ha risposto così alla domanda di Fazio. Non è carino che continui a ricordarmelo. Però sì, è vero, è un dato di fatto. Aggiungendo poi con una sorpresa, 90 anni. Non li avevo previsti. Una affermazione che ha fatto molto sorridere e che ha confermato un lato sorprendentemente umano e spontaneo della cantante. L'intervista ha preso una svolta esilarante quando Vanoni ha condiviso aneddoti e riflessioni personali. La sua capacità di intrattenere il pubblico con storie divertenti e a volte irriverenti è stata una costante del suo intervento. Il suo spirito vivace ha reso la conversazione non solo un piacere per gli spettatori, ma anche un momento di genuina condivisione personale. Uno degli aspetti più evidenti, venuti fuori anche da questa intervista, è stata la capacità di questa immensa artista di saper ridere anche di se stessa. Ornella, infatti, ha condiviso ad esempio come le restrizioni legate al suo pacemaker l'abbiano impedita di bere alcol, rivelando in modo giocoso che in passato rideva perché era ubriaca. Questa confessione ha suscitato risate e ha mostrato una Vanoni senza filtri, capace di affrontare con leggerezza anche i temi più delicati. La cantante non ha potuto evitare però anche di dire la sua sul mondo della televisione di oggi, interrogandosi sull'eccessiva allegria mostrata nelle pubblicità in contrasto con le spesso drammatiche notizie trasmesse dai media.